Sui lavori di somma urgenza realizzati a Calasusca in questi giorni, ci ha chiesto di poter intervenire il consigliere comunale di Riprendiamoci Monopoli, che siede all'opposizione, Pietro Brescia, il quale ha posto dei quesiti all'amministrazione comunale, sostenendo di essere stato fra i primi a sollevare nottetempo la questione riguardo al pericolo di dissesto presente in zona. Egli infatti aveva anche provveduto a inviare nota formale tramite l'ufficio comunale del protocollo, ma dice di non aver mai ottenuto alcuna risposta. In tre consigli comunali, con una dichiarazione imprevista, ho parlato dell'importanza del tavolo tecnico perché c'erano delle criticità da anni. Nessuno mi ha ascoltato e poi ci riduciamo alla somma urgenza. Che cos'è la somma urgenza? È un lavoro che si fa nell'immediatezza per evitare che accadano poi dei problemi, perché qui c'era un inizio di frana, ai tre buchi c'era una pericolosità di un masso, quindi andiamo con questa velocità senza una programmazione e non va bene, perché noi abbiamo 15-18 km di costa con tanti problemi, una serie di cartelli dove nessuno si prende la responsabilità di dire sono ancora validi. Qui dietro le mie spalle abbiamo un cartello di dissesto idrogeologico, perché non c'è un'ordinanza del sindaco che dica questo cartello del 2013 non è più valido? È quello che io chiedo da mesi in consiglio comunale, di fare un tavolo tecnico, chiarezza, perché i cittadini devono sapere il futuro della nostra costa e delle nostre spiagge, quelle poche libere rimaste, come le dobbiamo tutelare. Trovo abbastanza vergognoso che un consigliere non abbia una risposta su un problema così importante, dove ha avuto ragione, perché ci sono stati già due interventi. Poi mi devono anche spiegare come avvengono questi interventi, perché ce l'ho io qui quando hanno montato le transenne. Dove c'era la polizia urbana per far spostare le macchine che erano a ridosso della zona a rischio, dove hanno dovuto lavorare, poverini, gli operai, in una maniera sacrificata, senza un'ordinanza, perché non l'ho letta da nessuna parte, senza un'interdizione della zona di parcheggio, centinaia di macchine parcheggiate quando stiamo facendo un'azione di somma urgenza. Quante contraddizioni, quante incongruenze, quante cose non dette, quante responsabilità non prese da parte di chi amministra e anche di altri organi. Oltre al rischio idrogeologico, appena la nostra troupe TV è arrivata nei pressi della spiaggia, i bagnanti hanno sollevato altre criticità presenti in zona, dal parcheggio non asfaltato alla scalinata dissestata, dalla presenza di sassi sulla sabbia, che però l'assessore La Neve li ha fatti sotterrare con un altro strato di sabbia, fino ad una condotta di fogna bianca che sembra non essere più adeguata alle normative vigenti.